È una festa, una vera festa fatta di musica, gastronomia, spettacolo, ma anche di incontri e di attenzione a chi è giunto nel nostro territorio da paesi lontani, con l'intento di migliorare la sua situazione senza perdere la sua cultura e le sue tradizioni. È la festa dei popoli, dedicata in particolare quest'anno ai minori che sono giunti nel nostro paese non accompagnati, ragazzi a rischio che all'inizio usufruiscono di una certa protezione, poi al compimento dei 18 anni vengono abbandonati, rappresentando non di rado un problema sociale. Di loro si occupa da tempo Don Alessandro Messina. A 18 anni si trovano a dover diventare immediatamente adulti, essere in grado di badare a se stessi, di lavorare, avere una casa, senza tutto quel sostegno, la rete familiare e sociale che i nostri giovani hanno. Ecco, quest'anno abbiamo voluto focalizzare la nostra attenzione su questo tema. E poi attraverso queste iniziative mettere in rete tutte le risorse che possono esserci sul territorio, da uno sportello come Paricentro ad altri sportelli o col forum della multiculturale della città di Fano, che è nato da poco proprio per sostenere questi ragazzi. Come si articola la festa dei popoli, quando si svolge e quali iniziative propone? Per quest'anno abbiamo pensato di fare un programma su 4 appuntamenti. Cominciamo proprio venerdì, adesso il 3 maggio, con un incontro con un avvocato immigrazionista, la Paola Graziosi, che ci parlerà del sistema di accoglienza per vedere se funziona, come funziona e come potrebbe svilupparsi il discorso. L'11 maggio abbiamo un laboratorio teatrale per un gruppo di ragazzi multiculturale, ispirato al film, al libro Nel mare ci sono i coccodrilli di Geda. Sabato 18 maggio torniamo con il torneo di quest'anno, uno di calcetto e uno di beach volley, e poi il 25 maggio, proprio nel pomeriggio, alla Tenso Struttura di Fano abbiamo la festa con 4 interessanti testimonianze. Ne cito una in particolare, dovrebbe essere con noi Mamadou Covassi. Lui mi ha dato la conferma, la cui storia ha ispirato il film Io Capitano, quindi anche una forte testimonianza in questa direzione.